Siamo in diretta da Modena Fiere, Skipass, siamo in compagnia di Federica Sanfilippo. Come va? Manca poco all'inizio della stagione, com'è andata la preparazione? Sì, sto di nuovo bene, grazie. Ero ammalata 3 settimane, ero un po' raffreddata e non riuscivo a togliermi questo malanno, però sono riuscita di nuovo a riprendermi. Abbiamo appena fatto un raduno a Oberhof che è andato tutto bene e per il resto anche la preparazione, sono molto contenta. Quest'anno avete cambiato sia lo staff tecnico e è cambiata anche la composizione della squadra. Come ti sei trovata con questo nuovo format? Sì, diciamo che all'inizio non è stato molto facile, visto che sono arrivati allenatori diversi, quindi ci abbiamo messo un attimo per ritrovare di nuovo un po' il gruppo e lavorare insieme, però sono molto contenta come è andata. Diciamo che ci voleva anche il cambio, perché ha fatto bene a tutti quanti e siamo un bel gruppo, un bel team, staff tecnico, sì, anche fisio, e siamo pronti per affrontare di nuovo un'altra Coppa del Mondo. Adesso siete in partenza per la Norvegia per i test di Sjusjøen? Sì, partiamo praticamente prossimo giovedì e si va su a Sjusjøen per 2 settimane per affrontare ancora l'ultimo raduno, per trovare ancora gli ultimi stimoli e per prepararsi anche psicologicamente alle gare. Quali sono gli obiettivi dopo la stagione olimpica? Diciamo che mia stagione non è stata soddisfacente e è stata anche dura per ritrovare di nuovi stimoli, perché sono rimasta molto delusa e ero stanchissima più che altro. Però diciamo che tutto il gruppo e anche i miei allenatori mi hanno di nuovo aiutato a ritrovare questi stimoli. Alla fine il biathlon che mi piaceva sempre, quello che mi piace, sono riuscita a farlo e diciamo che i miei obiettivi sono ripartire di nuovo bene in Coppa, che poi dopo è tutto più facile, e per il resto essere costante, avere dei risultati costanti. Poi ovviamente biathlon, può essere anche che hai una giornata, no, però per il resto anche sul tiro essere costante, far vedere quello che riesco.